Io non sono la mia fibromialgia è la 27ª storia tratta dal libro Fibromialgia, storie di vite segnate. È la storia di Joannes. Joannes che scopre di essere fibromialgica il giorno di San Valentino del 2017, dopo aver passato anni a fare esami e visite specialistiche di ogni genere. È stata contenta quando il reumatologo le disse che era fibromialgica. Non sapeva bene di cosa si trattava, ma era finalmente arrivata una diagnosi. Ciò che la spaventò però fu sentirsi dire che non esisteva una cura, una terapia specifica, ma un insieme di approcci diversi. È uscita dall'ospedale, vagò a lungo, senza una direzione, chiedendosi solo il perché di quella malattia e quale sarebbe stato il suo futuro. Decise di non dire nulla ai familiari, neanche alle sue amiche. Non erano in grado di capire, non riuscivano a comprendere né il suo dolore fisico né la sua sofferenza. Ansia, dolori, stanchezza, nausea, sindrome delle gambe senza riposo. La sua vita ormai era ridotta, lavoro, casa e stare a letto distesa. La fibromialgia era come se l'avesse sequestrata, si presentava senza rispettare le sue esigenze, i suoi progetti, i suoi diritti. Era la sua padrona. Scandiva i suoi ritmi, determinava le sue scelte. La sua padrona ha fatto anche in modo che Joanna si rimanesse da sola, sì, ad affrontare la sua vita e la sua malattia. Durante il suo percorso diagnostico, pochi sono stati i medici che l'hanno ascoltata, ma Joanna parla a un certo punto di una dottoressa che durante un ricovero in ospedale le si sedette accanto e senza parlare iniziò ad ascoltarla, dimostrando di aver capito tutto. Perché vedeva in lei una donna fibromialgica, sì, ma irripetibile, individuale, impegnata in un altro percorso. Le dà fiducia e finalmente, dopo tanto tempo, sente che può farcela. E da quel momento ha iniziato a dare un significato alla sua vita da fibromialgica. Oggi Joannes rappresenta la fibromialgia come una stanza, la sua distanza, e avere questa malattia non è aspettare di stare meglio. Non è guardare fuori il buio e sentirsi un fardello per sé e per gli altri. Oggi avere la fibromialgia è andare oltre la malattia, esserci nonostante tutto. E poter dire adesso posso farcela, possiamo farcela. Nel prossimo video vi racconterò la storia di Jessica, dal titolo Dispiacere.